la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Forse diranno dal profondo del cuore, lodiamo il Signore, soprattutto perché abbiamo finito il capitolo generale. Finito. E mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Santo, santo, santo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace.
affidano tutti i lavori adempiuti e anche le decisioni che hanno preso in questi giorni, quasi un mese, più di un mese insieme. Immaginatevi un po' tutto il lavoro. Allora lo depongono qui davanti alla Madonna perché renda fecondi i vostri lavori e ci aiuti a portare soprattutto la gioia, la speranza alle nostre comunità dei fratelli ovunque noi siamo. E lo facciamo con questa, con questo rinnovo della consacrazione alla Vergine Maria, al cuore immacolato di Maria, davanti all'icona della Vergine Maria. Vergine Maria, Madre nostra, in questa basilica, la più antica chiesa romana a te dedicata, al termine del nostro capitolo generale, vengo dopo i fratelli Etienne Valbier e Bernard Rodin a rinnovare la consacrazione del nostro istituto, dei fratelli dell'istruzione cristiana di Gorbert e di tutti i membri della famiglia veneziana al tuo cuore immacolato. Marie, ombre de grâce, nous venons à toi avec confiance. Prends-nous dans tes bras, donne-nous le repos et la paix. Ouvre-nous ton cœur et aide-nous à vivre avec toi et en toi. Par cette remise confiante de tout notre être entre tes mains, nous voulons t'accueillir de façon profonde et durable dans notre vie de chaque jour. Mary, Blessed Mother of Women, by the seed and blood of angels, by your yes and by your yes, you give us Jesus Christ. Give me the grace to be open to the work of the Spirit and to be available as a servant of the Lord according to his word. May my heart, by your example, be animated by the Spirit of charity, humility, zeal, gentleness, and appreciation. Through my words, my actions, and my encounters, let my life be molded upon yours, that I may bring Jesus to others. Maria, humilde sierva del Señor, en ti y por ti, su gracia ha hecho maravillas. Has querido con el corazón humilde y pobre, la imagen de mi Hijo Jesús, cuyo nacimiento, vida y muerte no han sido por oficio fácil, más que un gran acto de humanidad. María, estela del Altísimo, con haber presentado a tu Hijo Jesús, luce de la nación, en el templo, portaci a la tua gracia y conducici a mí con la tua voluntad. Il tuo amore e la tua tenerezza. Ci offriamo a te senza riserva, vogliamo appartenerti per sempre. Maria, figlia di Sempre del tuo Fils, accanto a Giuseppe con noi, e a un modo contro il Fils di Nostri, fede e luce che ti rama, accordiamo con l'assistenza. E aide-nous à ton exemple et à ton appel, à être le fidèle disciple de celui que tu as porté pour toi. Mary, Sainte de la foot of the cross, et disciple de la Christus et de grâce en mala, intercede for us, help us to be faithful to our commitments, intercede for the church and for the congregation, watch over the ministers and family. Take care of the children and youth, support them, encourage them, strengthen them, and nourish them with joy, love, and hope. Maria, piena di gloria, toda la situazione si chiama in la natura. Aiutanos a amar a Dios, como tú lo has amado, para que un día podamos compartir contigo la alegría prometida a los pueblos y fieles servidores. Amén. El Señor sea con vos. Y con tu espíritu.
del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore che ci ha donato libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Santa.